Il paziente è positivo per la sifilide, giusto? Cos'è? Mi fai un riassunto? Ma perché è positivo per la sifilide? Questa la so. Allora, primo, ha la sifilide. Ma stavo per dirlo io. O secondo, il test è stato sbagliato due volte. O terzo, ci ha dato il sangue di qualcun altro. Chi? Amber. Fa sparire subito quel sorrisetto, idiota. Vado a fare una carneficina. O quarto, ha qualcosa che risulta positivo per la sifilide. Non è Chagas. Ha lavorato in Costa Rica prima di sposarsi. Un doppio omicidio, una strage, o devo uccidere anche te. Il morbo di Chagas non spiega la gentilezza. Ho sentito che tribù molto lontane praticano atti di gentilezza. O il Chagas ha causato un'encefalite. Non risulta nella risonanza. Finché non gli abbiamo dato steroidi, compromesso il sistema immunitario e lasciato peggiorare l'infezione, ne ho fatta un'altra. Non è molto. È abbastanza. Lo hai capito perché io non ho la sifilide? Cavolo. Avrei dovuto arrivarci io. Buone notizie e cattive notizie. Quella buona è che sappiamo che cos'hai. Si può curare, ce la farai. Beh, veramente. Qual è quella brutta? Per curarlo dovremmo imbottirlo di pillole. Sì, tipo una al giorno per un mese. Lei sta cercando di farmi ridere. Già, come se fosse una sfida. Lei ha il morbo di Chagas. È causato da un parassita. È stato asintomatico per 10 anni. Non proprio. Il tuo cervello si è gonfiato. Non tanto, ma ha alterato la tua personalità. Adesso ricomincia. Ti ha urlato contro. Non credi che possa cambiare? È stato l'effetto dei farmaci. Per te i farmaci sono più potenti dei parassiti? Certo, quelli che gli daremo per eliminare i parassiti lo sono, ma resto fedele alla mia teoria. Non sono preoccupata. Nemmeno io. Nemmeno io. Perché non me ne importa niente.